Benvenuti nel mio ufficio, viaggiatori. Io sono Grizzly. Viviamo nell'epoca dell'Internet delle cose. Ogni più semplice dispositivo è collegato alla rete Internet. Abbiamo la possibilità di cambiare il colore della illuminazione dentro le nostre stanze, abbiamo la possibilità di verificare lo stato dei cibi che ci sono dentro il frigorifero grazie al nostro smartphone. Siamo veramente ad avere ogni cosa che è collegata ad Internet. Ma ci sono delle cose che sono collegate ad Internet grazie al fatto che abbiamo il wifi in casa, o comunque che abbiamo il segnale Internet senza fili, in qualche modo. Ma per quanto concerne i dispositivi che hanno bisogno di essere collegati a Internet anche quando non c'è un segnale wifi a portata di mano, per esempio abbiamo questa tipologia di dispositivo. Questo è un tracciatore satellitare per veicoli, lo stesso tracciatore satellitare che viene installato dalle vostre compagnie di assicurazione. Questo apparato comunica con la compagnia di assicurazione, con il server, attraverso una connessione ad Internet. Come fa ad avere la connessione ad Internet? Perché qui dietro ci va una normalissima SIM per la telefonia mobile. In realtà normalissima a livello visivo, perché è sempre una SIM di telefonia mobile, però è una SIM speciale, si chiama SIM Machine to Machine, è una SIM dedicata solo alla connessione a Internet di questa tipologia di dispositivi. Infatti, se noi vogliamo installare una SIM del genere su un dispositivo come per esempio un teleallarme, non possiamo acquistare una SIM qualsiasi. Gli operatori italiani ci mettono a disposizione dei piani speciali e delle SIM speciali proprio espressamente per i combinatori, i teleallarmi, i tracciatori satellitari, i bottoni SOS, eccetera, eccetera. Ora, il problema di queste SIM è che hanno delle tariffe più o meno interessanti. Si viaggia mediamente tra i 2 e i 3 euro al mese per avere a disposizione un certo numero di minuti, un certo numero di SMS e un certo quantitativo di megabyte di Internet, qualora fosse necessario al dispositivo, che può essere sufficiente quando il dispositivo, come il tracciatore satellitare, ha la necessità di comunicare spesso o comunque piccole quantità di dati. Ma quando si hanno delle esigenze leggermente differenti, per esempio un impianto di teleallarme che farà traffico dati o traffico telefonico solo se scatta l'allarme, dobbiamo comunque necessariamente andare a investire questi 2-3 euro al mese per i servizi di una SIM Machine to Machine. Oggi parliamo di Global Machine to Machine SIM, per cui cominciamo il vlog. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva. Entrambi, infatti, vi diciamo buone feste. Allora, cominciamo con una breve digressione. Nel mese di giugno 2017, in Comunità Europea, è stato cancellato il cosiddetto costo di roaming. Quindi qualsiasi operatore di telefonia mobile che si trovi ad avere una SIM in qualunque stato all'interno della Comunità Europea deve consentire di ricevere ed effettuare telefonate, di utilizzare i servizi basilari legati alla SIM, quindi eventualmente anche alla navigazione in Internet, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. Quindi se io ho la SIM italiana ma vado in Francia, in Germania, in Spagna, in Grecia, non so dove vado, in vacanza o a fare qualche cosa, ho la possibilità di continuare a ricevere le telefonate, continuare ad effettuare le telefonate come se mi trovassi in Italia, senza dover pagare dei costi aggiuntivi. I costi aggiuntivi ci sono stati, infatti, sino a giugno 2017, ed essendo stato in Germania nel corso degli anni 1998-1999, so qualcosa di questa storia del dover pagare anche per ricevere le telefonate. Comunque, questo discorso ha fatto sì che sul mercato si aprisse una nuova opportunità per alcuni operatori virtuali, opportunità legata da una parte al funzionamento dello standard GSM, dall'altra alla più importante diffusione dei meccanismi Internet of Things e di tantissimi dispositivi che necessitano di SIM machine to machine per comunicare con altri dispositivi. Per questo arriviamo a una società britannica che offre una SIM. La società si chiama Global Machine to Machine SIM, e la SIM che ci offre è una SIM di telefonia mobile che è in grado di operare sia sullo standard 3G sia sullo standard 4G.
4G che opera semplicemente basandosi sul roaming con gli altri operatori, quindi che dovunque venga installata la SIM si limiterà a vedere qual è l'operatore che ha il segnale più potente e agganciarsi a quell'operatore. È una SIM molto interessante proprio per la tipologia di servizi machine to machine, quindi per quanto concerne l'interconnessione tra apparati intelligenti, combinatori, teleallarmi e roba di questo genere, o per appunto i dispositivi Internet of Things che ci interessa utilizzare lontani da una connessione ad internet disponibile. La SIM, come dicevo, funziona in roaming, ha un costo non eccessivo, si parla di 5 sterline 99 più IVA per la SIM 2G 3G, quindi per i dispositivi semplificati come teleallarmi e combinatori, o 7 sterline 99 più IVA per i dispositivi in 4G, perché è una SIM in 4G. Le tariffe sono molto semplici e valide per tutta l'Europa e il più possibile sono basse, si parla di 16 centesimi di euro al minuto per le telefonate e le chiamate voce, sono tariffate sui secondi effettivi di conversazione, gli SMS viaggiano sui 10 centesimi di euro e la connettività dati viaggia sui circa 14 centesimi di euro per ogni megabyte. Non ci sono pacchetti di dati, di minuti o di cose particolari, in questo modo sono SIM che possono essere utilizzate solo quando serve e quindi possono lanciare anche la connessione dati solo quando è necessario, e può essere molto utile questo discorso per dispositivi che debbano effettuare, per esempio, solamente un breve invio di dati inferiore al megabyte una volta al giorno o una volta alla settimana, non so, piccole stazioni di rilevamento meteo o roba di questo genere. Considerate però che nella connessione dati viene anche addebitato circa un centesimo di euro ad ogni avviamento della sessione dati. Purtuttavia, una volta avviata la sessione dati, se la macchina si disconnette e si riconnette altre volte nel corso delle 4 ore successive alla sessione che è stata addebitata, non saranno addebitate ulteriori sessioni dati. Tenete a mente questo discorso. È possibile controllare lo stato delle SIM H24 attraverso il portale web, si trova lo stato, il traffico, le sessioni dati, le telefonate e gli SMS che sono stati effettuati, il credito disponibile, è possibile ricaricare 24 ore le SIM attraverso il portale, è possibile sospendere o riattivare il funzionamento di una SIM da remoto, che può essere molto utile. C'è un dispositivo Internet of Things che, per esempio, per un guasto, invece di effettuare una connessione a internet ogni giorno, ne effettua una ogni ora, è difficile da andare a raggiungere, intanto è possibile sospendere la SIM, così che non si intaccherà ancora il credito, e successivamente si potrà andare con calma, riparare il dispositivo e poi riattivare la SIM. Ogni SIM dispone di 2 numeri telefonici, ovviamente con prefisso della Gran Bretagna. Questo discorso era fatto per venire incontro a quella categoria di utenti che avevano, per esempio in Gran Bretagna, delle tariffe dedicate, però destinate solo alla numerazione del proprio operatore. Quindi era nato questo meccanismo di utilizzare la SIM con 2 numeri, è rimasto il meccanismo che la SIM ha 2 numeri, funzionano entrambi sempre in ricezione. In invio è possibile scegliere dal sito quale numero deve essere utilizzato per identificarsi, però essendosi ormai diffusa in tutta Europa la portatilità dei numeri di telefono, questo discorso ormai è molto relativo, però diciamo c'è anche questa piccola comodità in più. Le SIM, essendo destinate ad un utilizzo machine to machine, hanno anche altre peculiarità. Innanzitutto il credito non scade, non c'è l'obbligo di andare ad effettuare, non so, una ricarica all'anno, oppure di andare ad effettuare almeno una chiamata o un SMS all'anno, perché si continua a funzionare il credito. Però naturalmente, essendo destinate all'utilizzo machine to machine, l'operatore stesso, Global Machine to Machine SIM, ci dice sì, però accertatevi che comunque il dispositivo funzioni, facendo regolarmente dei controlli, delle chiamate di prova, degli SMS di prova, giusto per verificare che tutto quanto stia andando correttamente. Però non c'è l'obbligo di andare ad effettuare, come ripeto, o una ricarica all'anno o una chiamata ogni tot. Funziona semplicemente, si fa la ricarica, finché c'è credito il sistema potrà chiamare, inviare SMS, navigare in internet, se finisce il credito non funzionerà la SIM finché non si fa la ricarica. La copertura è basata sull'operatore GSM che prende meglio nella zona in cui è installata la SIM, quindi non ci sono, neanche in questo caso, grossi problemi, la scelta dell'operatore è automatica, fa parte dello standard GSM. La SIM, ovviamente, essendo una SIM machine to machine, può essere utilizzata su qualunque tipologia di dispositivo, al teleallarme, al combinatore, al tracciatore GPS, al sistema di telesoccorso, non so, che si dà alle persone anziane, che preme un tasto e invia automaticamente la chiamata di emergenza. Potete sbizzarrirvi, non c'è nessuna limitazione. Prima di concludere,
una piccola magagna che ho notato e che vi devo riportare. Ho notato che con alcuni dispositivi machine to machine la SIM funziona per la telefonia e per la navigazione in internet, ma non funziona per gli SMS. Non so perché, forse è legato al fatto che loro mi dicono che non c'è bisogno di settare, per esempio, il centro servizi SMS, però, per esempio, vedo, mettendo la SIM in un telefono, che esiste un centro servizi SMS sulla SIM, e con alcuni dispositivi gli SMS non funzionano, né in invio né in ricezione. Cioè, mando un SMS con un comando, non viene ricevuto il comando, spengo il dispositivo, metto la SIM su un telefono, e solo a quel punto mi arriva l'SMS. Quindi devo dire questo solo con alcuni dispositivi. Per esempio mi è successo con un dispositivo di teleallarme, mentre un altro dispositivo di teleallarme non mi ha dato questo difetto, e ovviamente il dispositivo di teleallarme, che con la SIM Global non riceve o invia SMS, con un'altra SIM li riceve e li invia. Quindi vi devo dire questo, perché l'ho notato. Detto questo, questa è Global Machine to Machine SIM. Se volete maggiori informazioni trovate il link al sito su doobly-doo, oppure se volete potete chiedermi nei commenti, perché utilizzo delle loro SIM già da moltissimo tempo. Spero di essere riuscito a farvi conoscere un'alternativa interessante alle necessità Internet of Things o Machine to Machine. Se ci sono riuscito, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari con gli amici che appunto sono alla ricerca di una SIM da mettere sul loro combinatore, sul loro dispositivo di teleallarme. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Che sì, anche quello non scade, anche se non si fa la ricarica una volta l'anno. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, o ricevere piccole curiosità e dietro le quinte sui video che sto per realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, lui è Kent, questo è tutto. Grazie per essere arrivati in fondo al vlog, ancora buone feste, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!